TV, TV di comunità. La cultura di una persona è esclusivamente legata a ciò che si studia a scuola o all'università? Però la cultura si vive in tutti i giorni, in tutti i momenti della propria vita e deve proprio far parte del bagaglio che ognuno di noi si porta appresso nella vita di tutti i giorni. La scuola e l'università ovviamente contribuiscono in maniera notevole all'incremento di questo bagaglio, però ovviamente ci vuole anche un processo individuali. Gli interessi di una persona sono vari e vasti, e appunto è bello anche confrontarsi con più persone perché ognuno ha degli interessi diversi, quindi semplicemente un uomo di cultura può essere un uomo che si interessa di storia, ma nel suo campo anche di meccanica, per dire, cose che magari non sono presenti fra le materie scolastiche. La cultura di una persona non è legata esclusivamente a ciò che si studia a scuola o all'università, anche se sicuramente ci sono c'è una forte attinenza fra quello che fra il bagaglio, diciamo, culturale di una persona e il suo percorso di studi. Non esclusivamente, però io credo che comunque gli argomenti studiati, soprattutto nei primi livelli della formazione, siano fondamentali poi per la cultura di una persona, se non altro per la forma, per la struttura che si dà una persona, che poi ovviamente viene riempita, diciamo, viene sviluppata anche attraverso le altre attività extrascolastiche che lo studente porta avanti. Non credo che la cultura di una persona sia relegata ad un ambito così asfittico. E la cultura di una persona è curiosità, è soddisfacimento della propria curiosità e pluralità di interessi. Tutto ciò che ci circonda è cultura, quindi vediamo che lo studente deve in qualche modo poter chiedere all'interno della scuola, dell'università, agli insegnanti, ai docenti, delle informazioni in più, degli approfondimenti, delle chiavi di lettura di questa cultura che ci circonda.